Allora, parliamo dell'ansia e del rapporto che c'è tra il livello di aspettativa, l'ansia e il rendimento in qualsiasi ambito della vita sociale, come l'ambito lavorativo, quello scolastico. La psicologia cognitiva e quella dell'educazione stabiliscono una stretta connessione tra il livello di aspettativa, l'ansia e il rendimento. L'ansia può essere intesa come una sorta di disorganizzazione, di tensione, di irrequietezza, un senso di minaccia incombente, una irritazione che spesso si accompagna a disturbi fisici quali la tachicardia, la sudorazione eccessiva, l'inappetenza e le nausea. Ovviamente parliamo dell'ansia generalizzata, dell'ansia patologica. In ambito scolastico la valutazione può essere inficiata, può essere condizionata dall'ansia, in quanto la valutazione tende appunto a individuare quelle che sono le prestazioni da cui appunto ne conseguono le abilità, perché in realtà le abilità sono sempre dedotte dalle prestazioni stesse. Pertanto è necessario distinguere l'abilità dall'ansia ed è opportuno realizzare delle prove di valutazione in cui l'ansia non interferisca appunto con le abilità. Se l'alunno rende poco a causa dell'ansia, questo ovviamente determina dei problemi di natura pedagogica, didattica, insomma, e anche poi quelle diverse opportunità di studio, eccetera, insomma. La ricerca di strategie di insegnamento, di rapporto con gli alunni più adatte ad eliminare la carica ansiogena vengono studiate da tanti psicologi, come ad esempio lo psicologo Stipek nel testo La motivazione nell'apprendimento scolastico. E in questo testo appunto l'autore esamina l'ansia da rendimento scolastico. Noi sappiamo benissimo che una piccola dose di ansia può facilitare la prestazione, però in genere gli alunni, le persone ansiose, sviluppano delle attitudini, autospregiative, quindi una bassa autostima, perché temono facilmente il fallimento, magari evitano situazioni difficili, scelgono compiti più facili in cui il successo è quasi certo ed evitando situazioni altamente valutative. Pertanto è corretto, insomma, cercare delle strategie di insegnamento di rapporto con gli alunni più adatte ad eliminare la carica ansiogena che appunto accompagna la valutazione scolastica. Dobbiamo comunque distinguere le personalità che hanno dei tratti d'ansia caratterizzati da stati emotivi relativamente stabili della personalità da quello che è lo stato d'ansia vero e proprio, che è lo stato emotivo temporaneo. La maggior parte dei questionari di misurazione dell'ansia valutano il tratto di ansia che interferisce nelle situazioni di rendimento. E questo è appunto l'ansia da test, che si compone di una componente cognitiva, appunto la preoccupazione, di una componente emotiva, quindi la risultanza dell'ansia stessa sul piano fisico, eccetera. Come si può misurare l'ansia? Attraverso un'analisi fattoriale che individua la preoccupazione specifica per il test che bisogna svolgere, le reazioni psicologiche alla pressione valutativa, l'autovalutazione negativa, che appunto è l'autostima,
e la preoccupazione per la scuola quando si è a casa. Insomma, attraverso questa analisi fattoriale quindi è possibile individuare i fattori di ansia connessi appunto al rendimento scolastico. L'ansia sperimentata dai ragazzi in modo variabile e relativo, ovviamente. È opportuno anche formulare una sorta di test dell'indice di tranquillità attraverso, diciamo, alcune domande. Questo test utilizza una scala utilizzata per scopi diagnostici, ma può essere utilizzata anche dagli stessi insegnanti. Vediamo ora il rapporto tra l'ansia e il rendimento. L'ansia è una causa ed è una conseguenza della scarsa preparazione. L'ansia interferisce a tre livelli nella prestazione: impedisce un'efficace elaborazione di nuove informazioni, interferisce nell'applicazione di nuove conoscenze per arrivare alla soluzione di un problema, e l'ansia poi interferisce con l'applicazione dei contenuti appresi. Gli studenti ansiosi ovviamente hanno una minore capacità di studio e gli individui con un alto livello di ansia dedicano maggiore attenzione ai pensieri non rilevanti, no? Per un compito. Quali sono questi pensieri non rilevanti? Che interferiscono, diciamo, sotto il profilo cognitivo. Sono le opinioni negative di sé, la bassa autostima, eccetera. O anche, insomma, manifestazioni di natura psicologica o fisica, come ad esempio tremare oppure fare, insomma, ricorso a pensieri, diciamo, ossessivi, insistenti, diciamo così. Gli studenti molto ansiosi, secondo una ricerca, passano molto tempo a sollecitare l'attenzione dell'insegnante piuttosto che impegnarsi nel compito.